e i fitti, i contributi per i canoni di locazione per i bisognosi quando arriveranno. Il comune scarica sulla regione, dalla regione non arrivano i fondi. Ma non mi risulta che il comune scarichi sulla regione. Ha detto che dalla regione non arrivano i fondi. Non mi risulta. Mettetevi d'accordo allora. Ma non mi risulta, quindi non penso che il sindaco abbia detto questo. Sindaco. Mai detto una cosa del genere. Pensate a fare giornalismo, informazione seria. A tutt'oggi e fino a stamattina, interpellata alla ragioneria, non c'è nessuna reversale di accreditamento di 2 miliardi 720 milioni al comune di Taranto per i rimborsi dei fitti. E i fitti, i contributi per i canoni di locazione per i bisognosi quando arriveranno. Il comune scarica sulla regione, dalla regione non arrivano i fondi. Ma non mi risulta che il comune scarichi sulla regione. Ha detto che dalla regione non arrivano i fondi. Non mi risulta. Mettetevi d'accordo allora. Ma non mi risulta, quindi non penso che il sindaco abbia detto questo. Sindaco. Mai detto una cosa del genere. Pensate a fare giornalismo, informazione seria. A tutt'oggi e fino a stamattina, interpellata alla ragioneria, non c'è nessuna reversale di accreditamento di 2 miliardi 720 milioni al comune di Taranto per i rimborsi dei fitti. Si può pretendere giornalismo serio quando gli amministratori locali sono i primi a non fare chiarezza nell'informare la stampa. La parte lesa, i colleghi della trasmissione politica Polifemo, ha solo cercato di sapere, interrogando il governatore della Puglia, Raffaele Fitto, che fine abbiano fatto i contributi dell'anno 2000 per i contratti di locazione da destinare alle famiglie bisognose e se è vero che la Regione ancora non li ha erogati. Fitto fa intendere che i soldi, 2 miliardi e 720 milioni di lire, sono arrivati e che pertanto non gli risulta che il Comune abbia mai scaricato alla Regione la colpa del ritardo. Il sindaco Rossana Di Bello, dietro Fitto, palesemente seccata, ribatte dicendo di non aver mai accusato il principale ente regionale e chiude l'intervista tacciando il collega di fare informazione poco seria. Dulcis in fundo, al telefono, nel corso della stessa trasmissione, l'assessore ai servizi sociali Emanuele Basile smentisce il primo cittadino e pubblicamente dichiara che il mancato accreditamento nelle casse comunali è dovuto esclusivamente alle lungaggini burocratiche proprio da parte del principale ente pugliese. Insomma, questi contributi sono o non sono stati erogati? Le famiglie bisognose di Taranto aspettano e gli amministratori locali, per tutta risposta, si contraddicono. Risentiamo. E i fitti, i contributi per i canoni di locazione per i bisognosi quando arriveranno? Il comune scarica sulla regione, dalla regione non arrivano i fondi. Ma non mi risulta che il comune scarichi sulla regione. Ha detto che dalla regione non arrivano i fondi. Non mi risulta. Mettetevi d'accordo allora. Ma non mi risulta, quindi non penso che il sindaco abbia detto questo. Sindaco. Mai detto una cosa detto? Del genere. Pensate a fare giornalismo, informazione seria. A tutt'oggi e fino a stamattina, interpellata alla ragioneria, non c'è nessuna reversale di accreditamento di 2 miliardi 720 milioni al comune di Taranto per i rimborsi dei fitti. E i fitti, i contributi per i canoni di locazione per i bisognosi quando arriveranno? Il comune scarica sulla regione, dalla regione non arrivano i fondi. Ma non mi risulta che il comune scarichi sulla regione. Ha detto che dalla regione non arrivano i fondi. Non mi risulta. Mettetevi d'accordo allora. Ma non mi risulta, quindi non penso che il sindaco abbia detto questo. Sindaco. Mai detto una cosa detto? Del genere. Pensate a fare giornalismo, informazione seria. A tutt'oggi e fino a stamattina, interpellata alla ragioneria, non c'è nessuna reversale di accreditamento di 2 miliardi 720 milioni al comune di Taranto per i rimborsi dei fitti. Questi sono gli amministratori di Taranto. Chi li ha intervistati nella trasmissione Polifemo, anche se provocatoriamente, e chi trasmette servizi come questo con la seria intenzione di fare chiarezza e quindi sano giornalismo, siamo noi, le altre voci della città, quelle dalla parte del cittadino, che se necessario denunciano e criticano, ma che soprattutto sono attenti osservatori dei problemi della città.